Buona tarde amici, oggi andiamo avanti con il Duolingo, il programma del portoghese su Duolingo, siamo unità 9 della sezione 1 con la imparare agente, che vuol dire noi, si può usare, come c'era scritto No. nella volta scorsa, si può usare nos oppure agente. A gente corta batatas. Quindi sarà interessante vedere appunto queste variazioni. Noi facciamo questo e poi una nuova storia. C'è anche quella. Ecco qua, A vediamo. gente bebe chá. La gente beve chà, quindi noi beviamo. I sandwich non si bevono qua, gli insetti, che schifo il tè. A gente não fala português. La gente não fala português. Direi che è andata bene, noi non parliamo portoghese. A gente tem uma casa. Noi abbiamo una casa. A gente não tem carro. La gente não tem carro. Now. Faccio A fatica a dirlo. gente lê livros. Noi leggiamo libri. A gente tem as chaves. A gente tem as chaves. As. Niente. Faccio fatica A a gente ferve água. dirla. Noi vogliamo l'acqua. A gente não bebe leite. A gente não bebe leite. A gente. Gente. Gente, ma senti come lo dice? Gente. Difficile da dire così. A gente não come carne. Allora, noi non mangiamo carne. A No, ho gente ferve sbagliato. o chá. Non ho neanche visto cosa ho sbagliato. A gente ferve o chà. O chà. O chà. Allora, è andata giusta lo stesso. A gente pede uma bebida. Allora, gente chiede, Pede. ordina una bibita. Non è la gente, ovviamente siamo noi, non la gente. A gente lê cartas. La gente le cartas. Che vuol dire noi? A gente corta batatas. Noi tagliamo le patate. Gatos amam a gente. La gente, cioè i gatti ci amano, Amam. quindi vende cats love us. Ok. Amam, questo qui è una nuova Amam. coniugazione, non l'ho ancora vista perché diventa. Quando vedete viole è una parola nuova. Os animais amam a gente. Os animais Animais amam amam a a gente. gente. Anche qui, come in spagnolo, se ci sono persone, ci si mette la A davanti. Os pássaros amam a gente. Os pássaros amam a gente. Os pássaros amam a gente. Direi che c'è la data giusta, gli uccelli ci amano. Cavalos amam a gente. Cavalos Cavalos amam amam a a gente. gente. A gente não come carne. Noi. Non. Du notita, avevo sbagliato questo, infatti non avevo messo, il du davanti, che è un errore gravissimo. Ok, carne, meat. Ebbene, la prima è andata, facciamo la seconda e vediamo come va. Ok, dunque, ci si fionda sulla seconda. E poi storia. Let's recap this level with a reward at the end. Ok. A gente não come carne. We do not eat chicken. No, meat, non è pollo. A gente não tem carro. We do not have a car. Ok, la gente non ha carro, carro è Os macchina. pássaros amam a gente. Os O pássaro pássaros ama amam a gente. gente. Mi piacerebbe poi fare, quando aggiorneranno il corso di inglese, la versione nuova modernizzata, che sarà veramente pazzesco, diviso in livelli. A1, A2, B1, B2 sarà incredibile, sarà molto meglio del corso Cavalos attuale. amam a gente. Cavalos amam a gente. Cavalos amam a gente. Gatos amam a gente. Gatos amam a gente. Amam. Non gli piace quando lo dico. Amam. Amam. Sembrava aver detto giusto. A volte bisogna un po' mimare, ma. Ok, mimare, non memare. Non memare. Va bene. Abbiamo una storia, to the station. Ok, andiamo in stazione? Para a estação. Para a estação, vedete, sono parole nuove, infatti non la sapevo. Se vi chiedevate prima com'è una stazione in portoghese, non lo so, non ne ho idea. Oscar entra in un taxi. Oscar entra in un taxi. Amiga dele, Lin, dirige o taxi. Amica Adele, Lin dirige o taxi. Isfra Adele vuol dire di lui, quindi è scritto così. Dirige o taxi, quindi guida il taxi. Esatto. Oscar è entrato in un taxi. In un taxi in cui sta guidando Lin. È corretto? Lin,
Você dirige táxis? Você guida o táxi, você dirige táxi. Sim, é o meu novo É trabalho. o meu novo trabalho. É, ovviamente lavoro e trabalho. Para onde nós vamos? Dove andiamo? Para onde? Where are we going? Interessante, para onde? Para a estação, por favor. Para esta sala, por favor, quindi, verso la stazione. Onde é a estação? Onde è esta sala? Aí, non lo sa neanche lei. Eu não sei. Infatti, lo dice. Io non lo so. Oscar non sa, non conosce. Lì no, è ovvio che la conosce. Dov'è la stazione? Dove vuole andare? No, dov'è la stazione? Tudo Solo. bem. Tutto bene, tutto bene. Lin começa a dirigir. Incomincia a guidare, ma Chegamos. cerchiamo. Non ce l'hanno un navigatore dentro, arriviamo. Lin, esta não é a estação. Esta é a universidade. Questa non è la stazione, questa è l'università. Ah. Lin começa a dirigir. E comincia a dirigere, no, a digerire. Bella questa, comincia a guidare, dirigere, quindi guidare. Chegamos. Chegamos, siamo arrivati. Lin, Sim. este é o Questo è hospital. l'ospedale, lo ospitale. Ah, Lin começa a dirigir de De novo. novo, infatti, again. Chegamos. Chegamos! Lin, esta não é a Ma estação. usate il navigatore. Eu sei. Este é o meu apartamento. Infatti, lo so, questo è il mio appartamento. Eu não quero dirigir táxi. Come? Io non voglio guidare i taxi. É um trabalho muito È un difícil. lavoro molto difficile. Lin sai do táxi. Lei e Lina esce dal taxi. Boa noite, Oscar. Buonanotte, Oscar. L'ha mollato lì col taxi. Bellissimo. Perché Lina è andata a casa? Perché pensa che guidare il taxi sia difficile, sì. Aveva bisogno di prendere un altro passeggero, no? Ha dimenticato di prendere il suo pranzo. Come ha fatto a uscire fuori questo? Ovviamente per la prima. Allora, difficile. Difficult. Commessa, comincia, amiga, beh, ovviamente, friend, dirige, guida, onde, dove, onde, onde. Vabbè, intanto anche la storia è andata, ma noi non ci accontentiamo mai, vogliamo fare le cose fatte bene e la facciamo leggendaria. Para a estação, Oscar entra em um táxi. A amiga dele, Lin, dirige o táxi. Oscar è entrato nel taxi che sta guidando la sua amica Lin. Sì, è giusto. Lin, você dirige táxis? Sim, é o meu novo trabalho. Trabalho, job. Para onde nós vamos? Para a estação, por favor. Onde é a estação? Eu não sei. Oscar não sabe onde é a estação. Tudo bem. Tudo bem. Lin começa a dirigir. Chegamos! Lin, esta não é a estação. Esta é a universidade. Ah. Lin começa a Universidade. dirigir. Começa a dirigere. Ok. Mi fa ridere digerire. Chegamos! Lin, Sim. este é o hospital. Ah, Lin começa a dirigir. De novo. De novo, ovviamente, again. Mi piaceva questa parola. Chegamos! Lin, esta não é a estação. Eu sei. Este é o meu apartamento. Eu não quero dirigir táxis. É um trabalho muito difícil. Vabbè. Lin sai do táxi. Boa noite, Oscar! Buonanotte, Oscar. Perché va a casa? Guidare il taxi è troppo difficile. Dunque, difficile, difficult, quero, volere, nuovo, ancora, sarebbe. Però no, nuovo vuol dire nuovo, new, ok, anche commessa, comincia e sei, sapere, no. Va bene, e anche questa è andata molto bene, fra l'altro. Apriamo il forziere del tesoro, perché dobbiamo farlo per forza. E andiamo dunque alla seconda parte di uso agente. Poi avremo una pratica personalizzata, la seconda parte, e ovviamente il test finale pazzesco. La prossima volta finiamo già l'unità 9. Agente frita cebola. Frita. Frutta. Frita. Frita, frita, frigge la cipolla. Agente non fala portoghese. Noi do not speak portuguese. Noi we do not speak portuguese. Gatos amam a gente. Gente. Sete. Gente, Gente. non so cosa ha detto la seconda cosa, Os ma. pássaros amam a gente. The birds love us. A gente tem uma casa. Casa. A gente tem as chaves. We have the keys. Ok, noi abbiamo le chiavi.
Cavalos amam a gente. Amam. Catos amam a gente, cioè ci amano. Gli uccelli, quindi os passaros amam a gente. Gente. Ok, gente, dice. Os animais amam a gente. A gente non come carne. Come? Perché questa qui ho usato come se fosse terza persona. Strano, ma è così. Cavalos amam a gente. Os animais amam a gente. Os animais amam a gente. Sarà interessante. Dunque, poi, a gente. A gente amam. Livros. Cosa ho scritto? Leggiamo, non c'è amam. Mi sono confuso. A gente ferve o chá. A gente ferve o chá. A gente non tem carro. Ecco qua. A gente non tem carro. Ok, vediamo questa qua. Perfetto. Poi, a gente beve chá. A gente beve chá. Gente, quindi le livros. Le livros. Va bene fatto. Perfetto, direi che ci fermiamo qua a metà dell'episodio e quindi la prossima volta andiamo fino al gran finale e sarà veramente incredibile. Concluderemo e sarà sicuramente un buon episodio. Vi ringrazio per la compagnia e per l'affetto e grazie anche per tutta la passione che ci mettete nei commenti bellissimi che mi motivano ad andare avanti con questo bel corso. Che al momento è ancora molto facile, ma poi farà sul serio sicuramente. Guardate quante storie nuove che ci sono da esplorare insieme. Vi saluto e vi auguro una buona serata, quindi buona tarde a tutti, che vuol dire buon pomeriggio. Ciao!